Il 28 ottobre 1926 debutta in azzurro il primo oriundo sudamericano della storia della nazionale. Julio Di Bonatti, dopo aver vestito per 15 volte la maglia dell'Argentina, indossa la divisa dell'Italia nell'amichevole persa 3-1 contro la Cecoslovacchia a Praga. La sua storia avvia un intreccio tra Sud America e Italia che si protrae fino ai giorni nostri. Fino ai nomi di Thiago Motta e Pablo Daniel Osvaldo, i due oriundi sudamericani che fanno parte dell'attuale rosa del CT Prandelli. In mezzo, ben 7 oriundi sudamericani hanno alzato una Coppa del Mondo, a cominciare dal quintetto del 1934, formato da 4 nativi argentini, Enrique Guaita, Luis Monti, Raimundo Orsi e Attilio De Maria, e dall'italo-brasiliano Anfilogino Guarisi. 4 anni più tardi, fu il turno di Michele Andreolo, nato in Uruguay, far parte del gruppo vincente di Vittorio Pozzo. L'ultimo iridato è Mauro Germán Camoranesi, altro italo-argentino, trionfatore a Berlino con la nazionale guidata da Marcello Lippi. Da Di Bonatti in avanti dunque, un filo rosso continua a legare Italia e Sud America.